Mio figlio, e prima di fargli la vaccinazione, il pediatra non ha voluto sapere assolutamente niente delle cose che potevamo fare in famiglia, quindi le allergie che avevamo assolutamente non potevano centrare niente. Ok, gli faccio il primo vaccino, un po' di febbre, ok, gli faccio il secondo vaccino ritardato, e reazione avversa immediata con grossi problemi respiratori. E i giorni dopo praticamente le immunoglobuline sono azzerate, tanto è vero che ci avevano proposto anche di fare delle trasfusioni, e poco dopo è tutta una cosa che è venuta fuori spettro ad alto funzionamento. E allora il pediatra mi ha detto che non serviva fare la segnalazione della reazione avversa, perché comunque non sapeva neanche come farla. E sono andata anche alla... Sì, esattamente, mi ha dato solo un certificato. Io sono andata anche all'ASL dove fanno le vaccinazioni, mi hanno detto che dovevo soltanto avere il certificato per non farlo più vaccinare, e queste segnalazioni molti non le facevano. Quindi io sono dell'idea, a questo punto testata, che questi casi avversi non vengano riportati, ne vengono riportati pochissimi, perché io questi anni che mi sono sentita con le associazioni di bambini ben più gravi, comunque ci sono bambini ben più gravi, mi hanno riportato gran parte la stessa storia. È una vergogna, è una vergogna. Come fate a dire quanti sono i casi avversi? E poi quando un bambino dopo qualche giorno dal vaccino, tutti così, distoglie il contatto oculare, smette di parlare o comunque si isola, come fate, voglio dire, a dire che non c'è correlazione assolutamente? Dai, per favore, ma volete ascoltare i genitori ogni tanto? Volete ascoltare i genitori? Eh?